che questa settimana c'è la settimana asiatica, quindi voglio andare a fare un giretto. Ciao. E quindi ci vediamo dopo. Ce l'ho fatta, siamo arrivati a casa, mi faccio vedere subito, sono un po' stressata perché a parte il nervosismo che le persone anziane che sono ancora più soggette, no, più, ancora più a rischio, soggette a rischio volevo dire, si azzeccano nei negozi, non lo so, senza rispetto, vabbè, comunque, sono andata appunto alla Lidl, ho preso il latte che era in offerta, mi sembra 2,60€, non mi ricordo, non mi metto a dire i prezzi perché non me li ricordo. Sono andata a Conad, quindi il resto ve lo faccio vedere dopo e vi faccio vedere cosa ho preso, un sacco di cose, più che altro asiatiche, perché come vi ho detto prima c'è la settimana asiatica, non c'era tutto quello che cercavo, però qualcosina di sfizioso l'ho trovato. Allora, c'era questo set da 4 spaghetti istantanei, questi noodles, questi ramen, e solo che non chiedetemi che gusto siano, che sapore, perché non l'ho capito. Qui vedo patate, vedo zenzero, vedo aglio, quindi saranno un po' vegani magari, vegetali. Poi c'erano anche questi qui piccolini, questi qui di pollo, ne ho presi 4 perché questi qui so per certo che i miei figli piacciono, quindi ne ho presi 4 di questi. Anche qui non ricordo il prezzo, non c'era nemmeno scritto. Vabbè, terzo, il quarto deve arrivare. Questa pasta qui, questi ramen, venivano mi sembra a 69 centesimi. Ne ho presi 2 perché sono veramente sfiziosissimi, con tante verdure tagliate, funghi, buonissimi. Ve li straconsiglio, un po' di salsa di soia e il piatto è buonissimo. Ho preso l'alga nori perché sapete, noi spesso e volentieri facciamo il sushi noi, quindi l'avevo terminato. Ok, in offerta a 50 centesimi c'erano le bottiglie di tè, quindi ho preso 4 bottiglie di queste qui, 2 da pesca e 2 al limone, le altre 2 dovrebbero arrivare non so quando. Ok, una arrivata al limone. Ho preso i cornflakes, questi qui integrali, mi sembra, sì, con le scaglie di cioccolato per me per colazione. Ultimamente ho cambiato un po' la colazione, anziché il cappuccino mi bevo il tè con i cornflakes. Poi ho preso questi biscotti della fortuna, li prendo sempre quando c'è questa settimana, con questi bigliettini, con quelle scritte. E poi ho preso anche il parmigiano grattugiato, il grana padano DOP grattugiato, perché l'avevo terminato e noi ne usiamo tantissimo, minestrine nella pasta, lo usiamo veramente ovunque. I bimbi hanno visto i bretzel, ne ho presi 4, questi qui li prendo sempre. Christian ha voluto i coriandoli, gliel'ho preso più che altro per farlo star fermo perché non si ferma mai, quindi per farlo star fermo gli ho preso questi ed è funzionato. Ho preso anche un'altra versione di questi noodle istantanei vegetali, anche qui sono tutte verdure questo, quindi questi qua penso sono semplici, alle verdure, al brodo vegetale. Il quarto di questi qui. Nel reparto surgelati ho trovato le damame, queste qui sono ottime, le faccio al vapore queste qui, o col bimbi o nel pentolino con la griglietta, buonissime, anche queste qua vicino al sushi ci stanno benissimo. E poi lo speck, questa qua del salumeo, però questo qui non è carne italiana, sto vedendo adesso, o sì? Sì, mi sembra sì. Vabbè, comunque ho preso questo qui. C'era molta gente, quindi solitamente mi soffermo anche a guardare tutto il dettagliato dietro, però c'era troppa gente, quindi ho preso e via. Ho preso i salatini che i bimbi mangiano spesso per sgranocchiare, così per spezzare la fame. Salsa di soia ne ho preso 2, perché al Conad una mi viene 3,90, sì, l'originale è Kikkoman, però comunque 4 euro, e qui 1 euro l'una.
cioè ne potevo prendere tranquillamente 4, per Conrad me ne prendo una con lo stesso prezzo, quindi ultra conveniente. E poi ovviamente non poteva mancare il riso per sushi, questo qui, anche qui mi sembra venire a 99 centesimi, se non di meno addirittura. Ho trovato di una linea natalizia, penso, perché sono un po' natalizi, quindi questi gel disinfettanti per le mani, ma sono adorabili, guardate un po', sono troppo troppo carini. Questi qui, uno è la vaniglia, non l'ho neanche sentiti. Forse magari mettendoli sulle mani sono diversi. Ho preso finalmente, mi sono ricordata di prendere il miele, perché era un sacco di tempo che l'avevo terminato. E beviamo il tè, quindi lo dolcifichiamo con il miele. La prima busta è andata. E ho preso una confezione di uova, queste qui allevate a terra medie. Non c'era un chilo di farina, neanche uno. Nemmeno uno, infatti sono dovuta andare al Conad proprio per la farina e altre due cosine che mi servivano, che non ho trovato alla Lidl. E pancetta, ne ho prese due per varie ricette, non manca mai, lo sapete. Minestrone, che è un sacco di tempo che non lo faccio, quindi mi è venuta voglia e lo farò sicuramente. Dell'acetterio ho preso questo taglio fresco di prosciutto cotto, mi sembra veniva 1,89 euro, 1,99 euro, non molto economico devo dire, però perché sono due fette, tre, veramente misero come fette, però l'ho preso non pensando di andare appunto al Conad. Comunque poi ho preso anche il salame, non ricordo il pezzo, una confezione di mirtillo, di mirtilli, mi sembra 1,70 euro. Un cetriolo, questi qui olandesi sono ottimi, sono veramente buonissimi. E poi per colazione a Kristen ho preso le simil Kinder Pingui, cioè si chiamano snack al cioccolato qui. E poi continuiamo. Da un sacco di anni che non prendo lo yogurt da bere, l'ho visto, mi è venuta voglia e ho preso questo qui alla fragola, perché veramente era tanto che non me lo bevevo, che non lo compravo, quindi lo voglio far bere anche a Christian, quindi l'ho preso. Ho preso il balsamo perché l'ho terminato, questo qui, di questa linea qui, Oil Care Conditioner with Macadamia Oil. Di solito prendo sempre questa linea rossa che è imbattibile, sia come profumo che proprio come agisce sui miei capelli. Questo qui sciampa la cheratina. E il balsamo di questa linea non mi piace per niente, quindi ho voluto provare con questo, vi farò sapere. Intanto lo shampoo ve lo posso straconsigliare perché è veramente fenomenale, veramente ottimo e costa veramente poco. Ho preso il pan bauletto, questi qui di grano duro, venivano 50 centesimi a confezione, erano in offerta, li ho presi, ci servivano, quindi eccoli qua. Mi sembra in offerta 2 euro, non so se sia un'offerta della settimana oppure non lo so. Comunque c'era questa mozzarella della Meridio, l'ho presa per fare la pizza perché penso che la settimana la farò io, quindi l'ho presa. Un pacco di biscotti, queste le fior di cioccolato sono ottimi nel caffè, nel cappuccino, quindi le ho prese. Ultime cosine, arance per fare le spremute, un'altra bottiglia di tè. E poi Christian ha visto queste con mini cotolette a forma di dinosauro a 2,99 euro, gliel'ho prese, sono molto molto sfiziose, gliel'ho già prese un annetto fa, sono buone, quindi gliel'ho riprese. Quindi le buste della Lidl sono andate, al Conad ho preso qui il ragazzo che chiude le buste. Mi fa sempre questi nodi che non finiscono mai, quindi vabbè. In offerta c'era la Pepsi, non avevo più nulla di dolce da bere perché ovviamente avevo evitato di comprarle, però giustamente servono se arriva qualcuno e quant'altro e non devono mancare, quindi l'ho prese in offerta, non mi ricordo a che prezzo. C'erano anche le birre, visto che in questa settimana andrò a fare la pizza, quindi la birra ci sta vicino, quindi ne ho presa due, mi sembra venivano 95 centesimi l'Heineken. Poi
sacchetti della spazzatura, io adoro questi qui per l'umido. Prendo sempre sempre questi qui che sono molto molto rinforzati, mi sembra vengono 2,20 euro, poi hanno i nastri da tirare, sono comodissimi, li prendo sempre. E poi proseguiamo, ho preso la farina, ho preso 4 kg di farina perché non avevo più un filo di farina, non mi è mai successo di arrivare a non averla, infatti ieri volevamo fare un po' di tagliatelle fatte in casa, vado ad aprire, non avevo più la farina, vabbè. Comunque, poi ho preso il prosciutto cotto a dadini, hanno aumentato i prezzi, perché adesso viene 1,79 euro, se non erro, reggetemi, mi sembra che veniva 1,59 euro prima, quindi un po' di aumento, credo. E poi ho preso il parmigiano grattugiato, le rosette per le bimbe, per la scuola, mi sono fatta affettare anche qualche salume fresco, ho preso lo speck e il cotto, due etti di cotto. Poi ultime cosine e poi vi lascio. Due buste, 2 litri di latte, anche lì l'ho preso giusto perché era in offerta, visto che l'avevo preso anche alla Lidl, però in offerta, con i bimbi comunque bevono il latte, quindi l'ho preso. Qui c'è l'ultimo pacco di farina. E ultima cosa, visto che sono finite già quasi tutte di nuovo, le tisane, una confezione dall'ultimo video che avete visto, l'abbiamo già terminata, cioè ci sono una ventina di filtri qua dentro, 5 al giorno, anche 2 volte al giorno, quindi se ne vanno, men che non si dica, quindi l'ho preso ad ore 10. Niente, questa qui era la nostra spesa settimanale, verdura, frutta, man mano la prenderò, però adesso ne ho ancora tantissima dentro il frigo, carne altrettanto, quindi questo è quanto. Adesso vado a preparare il pranzo, sistemo tutto e ci vediamo dopo. Una. Ancora una. Una. Ancora. Tre. Sì, andava bene. Deve farlo finire una seconda. Uno. Ancora. Due. Ok. Tre. Uno. Tre. Questo è tre. Ancora tre. Amore. Quattro.
mi sono dimenticata di filmare. Comunque sto facendo le polpette di tonno, mi sto a bollire le patate e poi lo schiacciate con lo schiacciapatate, poi ho messo uova, pangrattato, adesso dovevo solo aggiungere il parmigiano, c'è sale, prezzemolo e aglio. Creo le polpettine e le friggo. Stasera quindi questo con la quinoa che ho preparato oggi a pranzo.